Signori, io questa sera ho scoperto di essere un bambuccione. Io sono un bamboccione per caso. Anche a me. Perché in passaparole vi dico la mia situazione. Perché io intanto non dovrei essere qui stasera, ma dovrei essere a Milano. E poi sono qui perché sono bamboccione. Dunque, la mia famiglia viveva a Pontedera, mio papà era ingegnere alla Piaggio, ai tempi di Corradino d'Ascanio, non so se avete sentito nominare. E quando rimase in stato interessante, doveva partorire, siccome non si partoriva agli ospedali ma si partoriva in casa, venne dalla mamma a Grosseto e partorì a Grosseto. Dopo un po' di giorni si ritornò giù a Pontedera. Però la mamma era inesperta, giovane, allora che successe? Non è che i collegamenti sono come oggi. Allora prese e mi portò dalla mia nonna, dai miei nonni, e sono rimasto sempre con i miei nonni. Dall'età di 9 mesi io non ho mai vissuto con i miei genitori. I miei genitori erano mio nonno e la mia nonna. Ma io ci stavo benissimo, stavo meglio che con i genitori, anche perché periodicamente ogni tanto andavo a Milano, prendevo il treno e una volta mi ha accompagnato il nonno di questa signorina qui a Milano. Abbiamo fatto il viaggio insieme, mi accompagnò il suo nonno. Quale dei due? Il babbo del. Sì, mi accompagnò lui a Milano. E quindi poi mio padre, in un periodo che stetti a Milano, mi insegnò il mestiere e io imparai a fare il disegnatore meccanico. Negli anni 50 guadagnavo 30.000 lire al mese, benissimo, era tanto. Però a Milano non ci stavo bene, insomma io presi, mi licenziai tutto, venni a Grosseto. Andai nello studio di un ingegnere e mi dava 1.000 lire alla settimana, ma io ero più contento di quelle 1.000 lire alla settimana che dei 30.000 lire al mese. Poi da lì finii di fare lo spuntapenne in comune. Ci ho passato 40 anni della mia vita e eccomi qui. Direte, ma perché hai fatto tutto questo? Ho fatto tutto questo esclusivamente per l'amore che io avevo e ho per la mia terra, per Grosseto. Io lontano da Grosseto non ci so stare, sono innamorato di Grosseto, sono nato a Grosseto e spero di rimanerci anche dopo che non sarò più in vita. Questa è la mia esperienza di bamboccioni per caso. Grazie anche per questa dichiarazione.